Ancora polemiche tra comune di Gioi e la provincia di Salerno. A seguito dell'ennesimo evento franoso sulla strada provinciale SP47 in località Cuculo nel comune di Gioi. La provincia continua a fare orecchie da mercante. Queste le parole del primo cittadino gioiese, con tono amareggiato sulla vicenda. L'SP47 è di grande importanza perché collega il Cilento interno con Valle della Lucania, centro di servizi e studi del nostro territorio. A seguito dell'evento franoso, dell'ennesimo evento franoso in località Cuculo, nel comune di Gioi, al chilometro 0,500 della strada provinciale 47, ho interessato la provincia di Salerno per l'ennesima volta per un intervento urgente e non più prorogabile. Intanto la provincia continua a fare orecchie da mercanti e quindi si è entrato in un vicolo cieco che ha portato che cosa? Al di là della mia protesta, alla querela da parte del consigliere comunale, avvocato Giuseppe Barbato. Questo naturalmente, questo procedimento ha innescato una querela con la provincia che ha visto coinvolto anche la procura di Valle della Lucania. Naturalmente sono indagini in corso per stabilire di chi è la responsabilità. Io ritengo che la responsabilità è sempre dell'ente provincia e per l'ennesima volta farò un'istanza per un intervento urgente e non più prorogabile, come dicevo prima. Perché? La SP47 è una strada di enorme importanza in quanto collega non solo Gioia, ma il Cilento interno con Valle della Lucania, che è il centro di servizi e di studi di tutto il territorio. Ma in particolare, sulla Gioia Vallo c'è cioè il tratto che collega Gioia a Cardine e che vede impegnato ogni giorno andata e ritorno dello scuolabus, quindi il rischio è ancora maggiore perché in una vicenda di frana sarebbero coinvolti anche, soprattutto ed anche i bambini.